Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo delle ciambelline al vino con i semi di anice che andranno a ruba. Io le ho preparate qualche giorno fa e sono piaciute così tanto che ho deciso di riproporle anche qua in Cucina con Agnese. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 500 g di farina 0 o 00, vanno benissimo, una bustina di lievito per dolci, 150 g di zucchero, 200 g di vino bianco secco, 200 g di olio extravergine di oliva, 20-25 g circa di semi di anice, un pizzico di sale. Ci servirà dello zucchero bianco semolato a parte per ripassare le nostre ciambelline prima di infornarle. Preriscaldate il forno a 180 gradi e mettiamoci subito a prepararle. In questa ciotola andiamo ad inserire in sequenza il lievito e la farina insieme, lo zucchero, mescoliamo velocemente, un pizzico di sale, i semi di anice, mescoliamo velocemente, iniziamo ad andare ad aggiungere il vino prima, piano piano, e mescoliamo e lasciamolo assorbire bene alla farina. Questo impasto naturalmente potete lavorarlo benissimo anche in planetaria o con uno sbattitore elettrico, con manuale, quelli manuali con le fruste a uncino. Io mi sono trovata bene manualmente e ho preferito riproporvelo, così come l'ho testato. Andiamo ad aggiungere adesso l'olio, piano piano, e andiamo sempre a impastare. Continuate così fino a che non vi verrà un impasto liscio e omogeneo. Io finisco di lasciare assorbire l'olio alla farina nella ciotola e poi mi trasferisco sul ripiano da lavoro. Continuiamo a lavorare qua sul piano da lavoro. Se serve, fate assorbire poca farina alla volta, perché comunque non ne servirà. Dovrà venirvi un impasto morbido, come vedete, però lavorabile. Comunque vedete com'è elastico. Io finisco di impastare ancora qualche minuto e poi formeremo le nostre ciambelline, che il forno è già caldo. Mi sono già portata avanti per farvi avere un'idea di quanto saranno grosse le nostre ciambelline. Considerate che c'è il lievito e quindi cresceranno anche in cottura. Dovete prelevare una noce circa 30 g di impasto, saranno, non di più. Appiattiteli con la mano. Come vedete, anche se l'impasto è rimasto umido, è comunque molto 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 lavorabile. Ripiegate su se stessa, date una bella strizzata qui a chiudere le due estremità, ripassatela delicatamente nello zucchero e la posizionate su una teglia foderata di carta forno. Io vado avanti, ci vediamo dopo prima di infornarle. Il primo vassoio di ciambelline al vino è pronto per essere infornato. Vanno in forno preriscaldato, il mio è già caldissimo, 180 gradi per 20-25 minuti. Controllate bene anche voi la doratura dei vostri biscotti e nel frattempo io finisco di riempire anche il secondo vassoio. Ci vediamo dopo che vi faccio vedere il risultato finale. Eccoci qui, le nostre ciambelline al vino con i semi di anice sono pronte per essere gustate. Hanno cotto a 180 gradi per 25 minuti. Io le lasciate raffreddare completamente, fatelo anche voi prima di servirle ai vostri amici. E poi con un buon bicchiere di vino, un tè caldo, saranno di ottima compagnia. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo domenica prossima. Ah, e se le rifate anche voi, mandatemi una foto per farmi vedere se vi sono venute meglio delle mie. Però sono comunque
comunque buonissime. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.